Vi ho fatto venire perché è anche questo un caso che ha un po' sconvolto Crema come i due casi degli accoltellamenti. E proprio dagli accoltellamenti è partita questa attività che non era mirata al rintraccio, non abbiamo attivato subito un'attività di investigazione su questa rapina, ma con tutte le attività conseguenti agli accoltellamenti abbiamo smosso molto le acque nel mondo dei nordafricani, che sono quelli che sono rimasti coinvolti in entrambi gli episodi. Da questo giro, da queste attività che abbiamo fatto con la squadra investigativa, sono emerse alcune notizie che ci hanno portato a ritenere che l'autore della rapina di Via Civerchi fosse un italiano, ma di origine nordafricana, minorenne, che proveniva dalla provincia di Lodi. Africane dove? Dovrebbe essere di nascita di origine tunisino, Nato qui. però nato in Italia e cittadino italiano. Allora ci siamo confrontati con i colleghi della squadra mobile di Lodi e proprio in questi giorni avevano ricevuto una telefonata che indicava questa persona che poi è stata oggetto di indagine da parte nostra come l'autore, presunto autore di una rapina. E anche loro stavano cercando di capire di che rapina si trattasse, per cui abbiamo unito le nostre due attività ed è venuto fuori che molto probabilmente questo minorenne lodigiano, di origine nordafricana, poteva essere l'autore della rapina di Via Civerchi. Abbiamo quindi iniziato a approfondire la vicenda e abbiamo avuto una serie di primi riscontri sufficiente per convincere il giudice del PM presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia a concederci un decreto di perquisizione che è stato emesso in tempi record. E ieri mattina siamo entrati nell'abitazione, noi del commissariato, la squadra investigativa, insieme alla squadra mobile della Questura di Lodi, siamo entrati nell'abitazione di questo sedicenne, dove abbiamo trovato dei primi riscontri, in particolare abbiamo trovato le scarpe e marsupio che indossava al momento della rapina e che sono visibili anche nei fotogrammi che sono stati diffusi. Ovviamente l'abbiamo identificato, a questo punto con la sua identificazione siamo riusciti a costituire un album fotografico che ci è servito per, questo album per l'individuazione, che ci è servito per vedere se i testimoni lo riconoscevano. Ed è stato riconosciuto senza ombra di dubbio dai testimoni della rapina, Cioè le due ragazze. delle due ragazze che erano presenti. A questo punto non dovrebbero esserci dubbi, quantomeno la nostra attività si può ritenere conclusa. L'abbiamo segnalato, quindi abbiamo denunciato per rapina aggravata al Tribunale dei Minorenni di Brescia. Vista la sua età e visto l'esito delle indagini, non è stato possibile prendere